Inizialmente i morti erano stati gettati in fosse e ricoperti di cemento, ma i gas dovuti alla decomposizione fecero esplodere le piastre tombali improvvisate, per cui i tedeschi si videro costretti a prelevare i cadaveri con ruspe e gru per bruciarli poi su griglie giganti ottenute con i binari della ferrovia. Ci vollero mesi. Gli abitanti dei paesi vicini riferirono più tardi che tutta la zona era costantemente avvolta in un fumo denso, giallastro, fetido, che rivestiva tutte le finestre di uno strato di grasso, e questo dettaglio era sempre presente nei racconti. Le donne chiudevano le fessure delle finestre con dei panni, come in inverno, e lavavano i vetri quasi ogni giorno per pulirli come meglio potevano. I capelli bruciati dei morti venivano soffiati dal vento per chilometri. Cominciarono ad estrarre da sotto la neve le ghiande. Le fecero seccare, il mugnaio allargò un poco le ganasce della macina e ridusse le ghiande in farina. Con quella farina facevano il pane, o più esattamente delle schiacciate, molto scure, più scure del pane di segale. Qualcuno ci aggiungeva della crusca e delle bucce di patate, ma le ghiande fecero presto a finire. Era un piccolo boschetto di querce e tre villaggi ci si erano buttati sopra tutti in una volta. Arrivò dalla città un delegato, va al soviet del villaggio e dice: guardateli quei parassiti, pur di non lavorare. A mani nude scavano dalla neve le ghirlande, proprio come i tedeschi che soffocavano i bambini ebrei col gas. Non avete diritto di vivere, siete ebrei. Ma qui, e non riesce a capire, di qua ci sono i sovietici e di là pure i sovietici, di qua i russi e di là i russi, e il potere è degli operai e dei contadini. E allora perché? Perché quello sterminio? E quando la neve cominciò a sciogliersi, il paese si trovò sommerso nella fame fino al collo. Bambini che urlano, non riescono a dormire, anche di notte chiedono pane, pane. La gente ha la faccia a terra e ha gli occhi torbidi, ubriachi. Camminano come sonnambuli, tastano la terra coi piedi. Con la mano si sostengono ai muli. La fame fa barcollare. La gente cominciò a camminare meno, a stare sempre più sdraiata. Finire dell'inverno del 1943 a Treblinka arrivò Himmler con un gruppo di alti funzionari della Gestapo. Atterrarono poco distante dal lager e poi su due auto entrarono dall'ingresso principale. Erano quasi tutti in divisa, tranne qualcuno, forse dei periti, che indossava abiti borghesi, pelliccia e cappello. Himmler esaminò personalmente il lager. Chi lo vide ci ha riferito che il ministro della morte si avvicinò a una delle fosse e la osservò a lungo, in silenzio. I suoi accompagnatori rimasero a una certa distanza mentre Himmler rimirava la gigantesca tomba già riempita per metà di cadaveri. Treblinka era la fabbrica più grande del complesso industriale di Himmler. L'aereo del Reichsführer delle SS ripartì quel giorno stesso. Prima di lasciare Treblinka, Himmler diede al comando del lager un ordine che lasciò tutti di sasso: procedere seduta stante alla cremazione dei corpi già sepolti, tutti quanti, portare fuori dal lager le ceneri e i resti e spargerli sui campi e lungo le strade. Sottoterra c'erano già centinaia di migliaia di cadaveri e l'impresa si prospettava a dir poco ardua e complessa. Secondo le nuove disposizioni, inoltre, i corpi delle future vittime non andavano sepolti, ma bruciati direttamente. A cosa si dovevano l'ispezione di Himmler e quell'ordine categorico e importantissimo, tanto da essere impartito personalmente? La ragione era una soltanto: Stalingrado, la vittoria dell'Armata Rossa.
doveva essere stato un colpo tremendo, quello dei russi sul Volga. Se dopo qualche giorno a Berlino si ritrovarono per la prima volta a parlare di responsabilità, nemesi e resa dei conti, se Himmler in persona prese un aereo, si presentò a Treblinka e ordinò di cancellare al più presto le tracce dei crimini commessi a 60 chilometri da Varsavia. Tale era l'eco del colpo durissimo che i russi avevano inferto ai tedeschi sul Volga. L'operazione di incenerimento però non ingranava. I corpi non volevano saperne di bruciare. Per ridurre in ceneri i cadaveri ci volevano molta benzina, molta nafta, somme ingenti di denaro per risultati più che modesti. Il problema sembrava senza via di uscita, ma si trovò presto un rimedio. Dalla Germania arrivò una SS, un uomo tarchiato sulla cinquantina, un esperto del settore, e quanti ne ha partoriti il regime di Hitler. Nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler giunse al potere, la nostra opera, La donna taciturna, era pressoché pronta nella riduzione per pianoforte, mentre il primo atto era già stato strumentato. Poche settimane più tardi fu emanato il rigido divieto per tutti i teatri tedeschi di rappresentare opere di non ariani, o anche quelle di cui fosse stato collaboratore in qualunque forma un ebreo. La grande scomunica fu estesa anche ai morti e, con sdegno dei musicisti e del mondo intero, la statua di Mendelssohn venne allontanata dal Gewandhaus di Lipsia. Io ritenni che con quel divieto fosse conclusa la sorte della nostra opera. Ritenni cioè naturale che Richard Strauss rinunciasse a completarla e si accingesse a cominciarne un'altra con un altro libretto. Egli invece mi scrisse lettere su lettere per dirmi che ero pazzo, che al contrario io pensassi a preparare il testo dell'opera prossima, intanto che da parte sua strumentava la prima. Non pensava affatto a subire imposizioni circa la collaborazione, ed io debbo dichiarare apertamente che nel corso di tutta la vicenda egli ha conservata verso di me fedeltà di sodale, finché questa fu possibile a conservarsi. È vero che in pari tempo prese delle misure a me molto meno simpatiche, si accostò ai nuovi signori, si incontrò sovente con Hitler, Göring e Goebbels, ed in un periodo in cui persino Furtwängler osava aperti gesti di resistenza, si lasciò nominare presidente della Reichsmusikkammer nazista. Questa sua aperta adesione tornava in quel momento di enorme importanza ai nazionalsocialisti. Con loro dispetto avevano voltate le spalle al nazismo non soltanto i migliori scrittori, ma anche i musicisti più notevoli, e i pochi solidali con loro, i transfughi dall'altro campo, erano degli sconosciuti al gran pubblico. In simile penoso momento, l'alleanza del musicista più celebre della Germania aveva in senso decorativo un enorme valore per Goebbels e Hitler. Nelle serate di gala a Berchtesgaden, oltre ai leader di Wagner, non si cantavano che quelli di Strauss. L'adesione invece da parte di Strauss aveva fini precisi. Nel suo egoismo artistico, che egli sempre apertamente e freddamente confessava, ogni regime gli era in ultima analisi indifferente. Aveva servito come direttore d'orchestra il Kaiser e strumentate per lui marce militari. Poi era stato nella stessa qualità a Vienna per l'imperatore d'Austria e si era infine conservato persona gratissima tanto nella Repubblica Austriaca che in quella germanica. Andare incontro ai nazi era inoltre di vitale interesse per lui, già che egli, dal punto di vista nazionalsocialista, aveva un passivo notevolissimo. Suo figlio aveva sposato un'ebrea ed egli aveva motivo di temere che i suoi adoratissimi nipotini potessero venire esclusi come reprobri dalle scuole. La sua ultima opera era compromessa dal mio nome, quelle precedenti dal nome non puramente ariano di Hofmannsthal,
Il suo editore era ebreo. Gli parve insomma urgente crearsi un sostegno alle spalle e a questo mirò con la massima tenacia. Andò a dirigere dovunque i nuovi padroni ordinassero, mise in musica un inno per le Olimpiadi e in pari tempo nelle sue liberissime epistole si espresse con me con ben poco entusiasmo per quell'incarico. In realtà nel suo sacro egoismo d'artista egli si preoccupava di una cosa sola: conservare la viva efficacia dell'opera propria e ancor più vedere rappresentato il nuovo melodramma particolarmente caro al suo cuore. Cominciarono ad apparire sui giornali dei corsivi che smascheravano i carrieristi, i furfanti, che avevano ottenuto diplomi e titoli scientifici ricorrendo agli imbrogli, medici che trattavano bambini malati e partorienti con criminale crudeltà, ingegneri che al posto di scuole e ospedali costruivano villette per i parenti. Quasi tutti quelli smascherati nei corsivi erano ebrei. E i giornali riportavano il loro nome e patronimico con scrupolo particolare. Se in una recensione veniva criticato un libro scritto da un ebreo che portava uno pseudonimo letterario russo, si stampava accanto il cognome ebraico dell'autore. Sembrava fossero solo gli ebrei nell'Unione Sovietica a rubare, a prendere soldi sotto banco, ad essere criminosamente indifferenti alla sofferenza dei malati, a scrivere libri riprovevoli. Subito dopo la pubblicazione sui giornali del comunicato riguardante i medici assassini, Chavkin fu arrestato. La notizia che scienziati, medici ed attori avevano compiuto mostruosi delitti spalordì tutti. Parve che una nube nera si fosse posata su Mosca, insinuandosi dentro le case, le scuole, nel cuore degli uomini. In un trafiletto di cronica, in quarta pagina, era detto che durante l'istruttoria tutti i medici accusati si erano riconosciuti colpevoli, dunque non c'erano dubbi, erano criminali.